zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video che criccio, perché no? Come state? Spero bene. Allora, premetto già questo lungo sarà video, premetto già che questo video sarà lungo una quaresima, quindi preparatevi. Allora, dunque, come state? L'ho già detto mille volte, lo so. Allora, comunque, niente. Da qui in avanti cercherò, se riesco, non è detto, di fare tanti video make up, perché mi piacciono i video make up, ma anche perché voglio fare video pulizie. Oggi purtroppo non è stato possibile perché mi sono riposata a lungo, avevo un sonno bestiale e mi sono riposata. Poi ho avuto anche un po' di, non so neanche come chiamarla, di, sì, lo dico, non stavo bene un po' perché mi ero un po' d'ansia, attacchi d'ansia, non dico neanche di che cosa, ma sì, lo sapete già, attacchi di panico si possono anche chiamare, perché non mi vergogno a dirlo che ogni tanto vengono questi attacchi di panico. E poi perché un po' per i miei pensieri di ansia, perché mi faccio pensieri che non esistono per niente, un po' per tante cose che non vorrei svelare, perché tanto non c'è nulla da svelare, per nel senso che sono fissata con delle cose che già sanno i miei amici di YouTube e non di YouTube, che non dovrei essere fissata, perché tanto non c'è da fissarsi, anzi c'è da andare avanti con la propria vita e cercare di fregarsene altamente. Già so di cosa, già sanno loro di cosa sto parlando, ma e ringrazio anche il mio amico, che il mio amico, vabbè, sì, più che amico direi amico, sì, amico di YouTube, potrei fare anche il nome del canale, Soccardo. Ciao Soccardo, grazie a te e anche alla tua amica che mi state supportando, perché la tua amica, che poi è anche la tua ragazza, se si può dire, non lo so, ma penso di sì, non ne ho idea, non vorrei dire una fesseria, correggimi se sbaglio. E quindi praticamente sono contenta che mi ha aperto gli occhi su tante situazioni, ma alla fine però mi ha detto fregatene, perché non è solo, non è le visual che contano la vita, ma è la passione che ci metti sul tuo canale YouTube. Quindi io ogni tanto mi faccio prendere la frenesia di voler avere per forza queste benedettissime, o come si vogliono chiamare, maledette visual, che alla fine non contano le visual ma la passione. È giusto, ha ragione Soccardo, Ricky Soccardo. Quindi me ne frego, dai, alla fine non contano sulle visual ma la bravura che ci metti. Io non sarò bravissima, non mi ritengo chissà quanto brava, alquanto brava, però almeno mi piace fare video su YouTube e voglio metterci tutta la passione che ho, tutto il meglio di me che ho su YouTube. Ebbene, sì, poi cos'altro c'è? Ah, se vedete che c'ho il, vabbè, come dire, lo specchio di fronte al telefono, è perché non so dove mettere il telefono, appunto. Sto registrando col telefono, quindi portate pazienza, ma non so bene dove metterlo, in che posizione mettere il telefono. Comunque, nulla, mi sono riposata oggi, ho mangiato un po' di pollo, che non era chissà che bontà di pollo. Voi direte, no, buono il pollo, dipende da che tipo di pollo è, perché come deve essere questo pollo, ragazzi, sto pollo di oggi non mi è piaciuto, non era così buono come mi aspettavo, quindi bocciatissimo, bocciaterrimo in tronco, non mi è piaciuto per niente. Ho provato a metterci un po' di salsa ketchup, niente da fare, bocciata, non mi è piaciuto, ragazze, devo dire la verità, non mi è piaciuto, basta, e non ne compreremo mai più io e mia nonna di pollo, perché se lo prendevamo in un altro negozio sono sicura che era molto buono. Dalla parte che ho preso, da un negozio che ho preso il pollo, era proprio, per carità, bocciato. Ed è bocciato, non era, è bocciato. Se lo prendevamo da un'altra parte, forse era meglio. Vabbè, dettagli. Sto guardando se ho baffetti, infatti un po' ne ho, ma
Non ci penso a levarmi adesso, chi se ne frega, ragazzi. Non siamo tutte perfette, quindi vabbè. E niente, cosa dirvi? Io questi giorni devo fare un sacco di video di pulizia, ma non so bene se riuscirò a farle o meno, quindi vabbè, dettagli. E niente, intanto mi devo fare le maschere, che farò le maschere in diretta con voi. Non so se farle oggi o domani, perché qui mi ho comprato, allora, vi ho fatto vedere il video delle scorte, non so se vi ho pubblicato il video delle scorte, comunque ve li faccio già vedere. Io ho preso non uno, ma ben due, ma ben uno, due, tre. E chi ne ho preso? Chi ne ho preso tantissimo, vabbè. Allora, uno, due, tre, quattro scorte di maschere a melograno, che sicuramente ne farò altre di scorte, perché mi servono. Poi qua ho preso una scatola di questi strisci depilatori viso, che non è che siano al massimo, perché di solito mi trovo bene a farli con queste, della natura verde, viso strisce depilatorie per sopracciglia e zona labiale. Queste già erano perfette, vedete? Erano molto buone, vabbè, ognuno preferisce quello che preferisce. Poi per le gambe ho preso lo stesso strisce depilatori, che non so quando farò mai, perché ho delle gambe che sembrano quelle di un cinghiale. Sì, quelle di un cinghiale, ragazze, non vi sto scherzando. No, a parte gli scherzi, non è vero, però come faccio io a depilarmi con queste? Sono troppo rigide queste qua, mi faccio male. No, ragazze, ma stiamo scherzando. Guardate come sono queste. Aspettate, se ne può vedere una. Si può mai? Mi devo depilare con una di queste? No, meglio che io rasoio o altri tipi di strisce depilatorie, perché io con questa mi devo fare solo male. Poi ne ho un'altra. Sì, queste sono strisce depilatorie invece, sì, sempre loro, della Vette. Cosa sono queste? Sì, corpo e gambe. Tutte per le gambe io le utilizzo. Queste dovrebbe essere buone, infatti dovrebbe essere, l'ho già provata, mi piacciono, meglio delle altre. Poi cos'altro c'ho qui? Altre della Depil Zero, che servono anche per le ascelle, per le nostre amiche ascelle. E costavano 4,29 euro, Depil Zero. Queste devono essere buonissime, secondo me. Anzi, l'ho già provata, mi sono trovata a Benone. Anzi, ve lo straconsiglio, perché sono strabuone. Anche queste della Bottega Verde ve le consiglio. No, che Bottega Verde, questo è di Natura Verde, ve le consiglio. Ma le altre non saprei. Poi vabbè, qua c'è dei campioncini, campioncini della Nivea. Ma sono, ho sentito dire che, allora, Fettina Chic, ovvero Alessandra, le ha bocciate perché non fanno una mazza. Io le ho provate e ha ragione lei, in effetti non struccano un Kaiser, scusate il termine, ma è la verità, non struccano un bel niente. Bisogna vedere cosa struccheranno se vado io sotto la doccia. Nada, vabbè, io però io vado prima col piccolo, nel senso col dischetto di dischetto, prima di andare sotto la doccia. Poi casomai andrò con le campioncini. Poi cos'altro voglio farlo vedere? Aspettate se lo trovo. Voglio farvi vedere che, allora, dov'è che è qui il coso per sganciare, se lo trovo. Oddio, qua mi sgancio l'unghia, altro che storia. Ah, ecco dove si sganciava. Vedete qua cosa c'ho? Una valigetta per vedere i trucchi che mi hanno regalato il Natale scorso, se non erro. Ops, qua via cieco. Qua vi tolgo la carta, vedete quanta roba ho. Sì, sto registrando col telefono, se non lo sapete, sì, già ve l'ho detto. E questi sono tutti. Allora, c'ho un blush, una terra o illuminante, quel che è, un applicatore, dei rossetti, sì, due rossetti, come si sa, come volevo farvi vedere, rossetti, applicatori, delle matite, questo cos'è? Un pennello, e vabbè, il resto l'avete visto, vedete? Sì, ma qua casca qualcosa. Aspettate.
Vedete? Mi alzo. Allora, ai lati c'ho un blush. Non so se chiamarlo terra, questo qui, vedete? Terra, blush. Vabbè, come dire, sì, non veramente. Ce la farò? Smalti, due smalti e uno alla fissante, uno smalto fissante e uno colorato. E degli ombretti, due applicatori, come potete ben vedere. E basta, ragazzi, non ho altro nulla. E gli ombretti. C'è tanti applicatori, tante, vabbè, ne avete visto di cose. Sperate veramente che non curiosare. Non sia che ve ne siano altri qua e io non li vedo. No, è tutto qua, non c'è altro niente. Mi sembrava che c'era altro. Furbo io, credo che ci fosse altro. Vabbè. E niente. A posto, ragazzi, altro non c'è niente. Qui dovrei vedere, a parte che mi ho preso un sacco di cose nuove, di pennelli che non vi ho fatto ancora vedere, non so se vi ho fatti vedere a meno, ma sono questi della Pink Panda, che tra l'altro mi ci sta trovando bene. Aspettate, ve ne faccio vedere un po'. Questi sono della Pink Panda, vedete? Non li ho ancora utilizzati, non ho ancora fatto un benedetto cavolo di trucco con voi. Vabbè, dovrò farli per forza, perché anche se non esco da nessuna parte, quasi mai, o esco così per cavolate. Poi, vabbè, ho comprato avanti ieri, se non erro, delle fazzolette di Foxy, della Foxy, che non ce ne fregano nessuno, voglio procedere lo stesso. Qui ho messo ad asciugare dei pennelli, che già ve l'ho detto, questi saranno vitrificatrici diversi dall'altro, dagli altri, scusate. Questo qua lo utilizzo sempre per la terra o il blush, ma di più, vabbè, per il blush utilizzo di più questo, aspettate, questo qua, vedete, questo. Per il blush mi piace più questo, non capisco perché, ma vabbè, dettagli. Dove l'ho messo? Perché l'ho messo qui? Bah, vabbè. Questo è messo a asciugare, infatti ora lo metto di qua. Perché tanto non mi devo truccare, ancora non devo truccarmi oggi, ma non ce l'ho fatta a truccarmi. Poi qua ancora sono a scrivermi altre cose nell'agenda, nelle cose che devo fare quotidianamente, i miei pensieri e tutte cose, ma vabbè. Allora, sto leggendo i messaggi che mi sono arrivati e niente. Nel frattempo qua guardavo se c'era qualche altro commento. Qualche altro commento se so parlare, perché non lo so più se so parlare. Ok. Allora, qui nell'anteprima di YouTube, sto vedendo anteprima, più che altro nel mio canale dall'altro telefonino, sto guardando che ho messo in privato i prodotti finiti beauty e casa, perché è vero, li ho finiti e poi ovviamente ve li ho recensiti, così, dopo, così credo che si faccia, anzi si fa così. E niente, questa è la mia recensione che ho fatto finora poco fa sui prodotti per la cura della persona, ovvero per rimuovere i peletti che abbiamo ogni donna, come ogni donna che siamo noi. Scusate se oggi non so parlare, ma sono stanca e non è che sono stanca, più che altro mi sono riposata quasi tutto il giorno, anzi mi ho anche lavato i piatti, che ne avevo bisogno, ne avevo una montagna poi. Poi ho detto, una montagna, sì ragazze, avevo un sacco di piatti. E fortuna mia, mi sono messa di santa volontà, di buona volontà come si suol dire, a lavare i piatti. E non avevo voglia ragazze, ma per fortuna ce l'ho fatta. Yeah, e vai! Niente. Adesso tra poco pubblico, tra poco, stasera o domani pubblicherò i prodotti finiti beauty a casa. E niente. E nel frattempo da voi mi guarderò altri video di YouTube.
E poi qua mi hanno omaggiato in profumeria, beh, sì, profumeria più che altro, saponi e profumi. Chi è in Sardegna come me ci hanno regalato, ma penso che sia ovunque, immagino qualche prodottino. Un mini Vidal in omaggio, non so con che cosa lo davano, ma vabbè. Olio di nocciola e mandorle. Una profumazione che non ho ancora aperto, ma non, come si può dire, in dialetto, buonanotte, ogni volta mi blocco quando voglio dire una cosa. Calorese, con dialetto calorese, non stenterò, ovvero, stenterà di abbeddu ad aprillo, ovvero, non starò molto ad aprire questo prodotto, perché mi fa la curiosità di sapere com'è questo prodotto. Mi incuriosisce sapere la profumazione. Questo prodottino. Allora, comunque sono un certo 75 ml di prodotto per un pavie di 12 mesi. Eccoci qua, vedete? No, non si vede una mazza se non vi avvicino. Aspettate. 75 ml per un pavie di 12 mesi. Sì, non si vedrà mai la mazza perché è trasparente. Già l'avete vista anche, ne siete testimoni anche voi, vabbè. Poi qua, della Royal Beauty, ciò. È un campioncino della Yves Rocher, che ovviamente sono strapiena di tutti questi campioncini, perché una volta io ero presentatrice di bellezza, non solo Avon, ma Yves Rocher. E praticamente quando facevo Yves Rocher, non solo per me stessa, ma anche per gli altri, mi sono rimasti in, come dire, in, sì, vabbè, me ne sono rimasti un bel po'. Di campioncini della Yves Rocher, alcuni invece me l'hanno regalati facendo amicizie, bazzicando un po' sul web, tra Instagram eccetera, di Facebook e quant'altro. Ancora mi sono stati regalati questi campioncini della Yves Rocher, che ancora sono a provarli, però prometto che appena posso li provo. Già, li ho messi tutti qui perché non so più dove metterli. Poi c'ho altri campioncini qua che mi ha regalato mia madrina. Vabbè, questi qua, che devo ancora utilizzare, li utilizzerò quanto prima, anche per lavarmi le mani vanno bene, via. Poi vi stavo, ciao, mi hanno da tempo a tempo questa maschera della Royal Beauty, Fruit Jelly, Jolly o Jelly, boh, vabbè, Peel Off, della maschera della Royal Beauty, idrata e ammorbidisce, vabbè, maschera viso al cocco, nulla di che, comunque. Me l'ha regalata anche questa mia madrina, se non erro, sì. 60 ml di prodotto per un po' di, non si vede la mazza, aspettate. Per un po' di che cosa? Di 6 mesi, mi sono dovuta togliere gli occhiali perché non si vedeva nulla con gli occhiali. Sì, di 6 mesi. Vedete? E acqua è sigillata, non so se lo vedete, ma è sigillata. Quindi cosa aspetto io ad aprirla? Non lo so. E a farla. E niente, a posto. Credo che vi ho fatto vedere qualsiasi cosa. Altro vi dovrò vedere? No, non credo. Nulla. A breve vi farò anche un video decluttering di alcune cose che, ahimè, devo buttare via. Prodotti di trucco che ce l'ho anche qua fermi da mesi e mesi, se non di più, che devo buttare perché altrimenti mi si fanno le macchie qua nei... No, non dico che stupidaggine vado dicendo, vabbè. Sì, sono anni, no, sono, non sono mesi. Io dico la vergogna che ho io a mostrare queste cose, ma è la realtà. Ho trucchi arretrati e dico veramente trucchi allucinanti da buttare via e sto aspettando il fatidico giorno per poter buttare via sta roba, ovvero fare un decluttering make-uposo, perché sennò qua aspetto così. Voi direte, ecco, che cacchio ci fai vedere quelle quando tinta a fare? Ragazze, perché devo fare il decluttering? Perché sinceramente non ne puedo più di fare. Di avere tutta questa massa di una tassa di prodotti accumulati, vedete, sta qua è un fondotinta che non va più bene perché se no la pelle va a farsi benedire, quindi no, tutto da buttare. Vi farò vedere tutto ciò che anche qui ho da pulire tutto e farò tutto, no, vabbè, non so se vedete.
vedete con la scatolina lì, con la cassettiera, sì, è tutto da pulire, ragazzi, quindi non preoccupatevi che quando sarà il giorno che mi riuscirò di fare in santa pace, senza che venga interrotta, ma a parte gli scherzi, se ne avrò voglia farò un video decluttering e vi pulisco, anzi mi pulisco con voi, anzi insieme a voi, il video, farò il video sia del decluttering che mentre pulisco questa cassettiera. Scusate la confusione che ho nel parlarvi di tutto il resto della mia camera, ma per farvi capire un po', vedete com'è, non è zozza, però andava pulita la mia cassettiera di make up. Niente, io vi saluto, vi ringrazio, un bacio e a presto, ciao ragazze, un bacio ancora, un abbraccio virtuale e grazie ancora di cuore per avermi ascoltato. Se mi avete ascoltato fin qua, mettete hashtag viva YouTube, anche se a volte è un po' monellaccio, ma vabbè, dettagli, niente. A presto. Ciao a tutti, iscritti e non iscritti e compagnia bella. Ciao. Bacio, mettete like, commentate, iscrivetevi e attivate la campanella. Ciao. Zombie apocalypse.